Questa è la sfera del drago, il tesoro del nostro villaggio. È in nostro possesso da più di 100 anni. Ha vegliato su di noi dandoci pace e prosperità. E ora la consegno nelle mani del nuovo capo del nostro villaggio. Portala al sicuro. Sì, ma tu... Sono il capo del villaggio, io resto. Devo difendere la sfera, ma andate ora! Andate via! Via! Presto! Mio signore, la sfera è nel tempio. Andiamo allora. Ma che volete? Chi siete? Io sono Re Satan e voglio la sfera del drago. La sfera del drago appartiene a noi e non uscirà di qui. Io sono sempre riuscito ad ottenere quello che desideravo. Nessuno è mai stato in grado di opporsi ai miei voleri. Consegnami la sfera. Questo non avverrà mai. Piuttosto la distruggo. No! Calma, calma, amico. Non sarai sul serio così stupido, vero? Venite, facciamo ogni scudo. Lasciateli passare. Usciamo di qui, presto. Ah!
Tutti quanti sanno che al mondo esistono 7 sfere di drago. E ora sono riuscito ad entrare in possesso di 2 di esse. Quando finalmente avrò riunito nelle mie mani tutte 7 le sfere, un fortissimo lampo scoppierà proprio al centro del cielo. E allora il magico dragone apparirà. Ah! Quando questo accadrà, tutta la Terra e l'intero universo cadranno sotto il mio totale dominio! Mio signore, dove sono le altre 5 sfere? Non so esattamente dove siano, ma noi riusciremo a trovarle. Quello che so è che una di esse dovrebbe essere ad est. Ho sentito che è nascosta in una fitta foresta dove vive un uomo di nome Gohan. Le voci dicono che possiede una sfera di drago con 4 stelle. Malila! Zebrata! Voglio che voi prendiate quella sfera e me la portiate! Nonno! Nonno, che c'è? Figliolo, io non ho paura di perdere la mia vita, ma questa sfera è importante, non possiamo perderla. Nonno, dimmi che cosa succede. Perché all'improvviso parli così? Nessuno ti farà del male. Io difenderò te e la sfera. Bene. E soprattutto questo magico bastone. Eh? Lo vedi? Con questo magico bastone posso proteggere te e la sfera da qualsiasi invasore. Ottimo. La sfera del drago e il bastone magico sono i nostri tesori di famiglia. E non permetteremo che ce li rubino. Goku, metti via il bastone. Ti devi esercitare. Prima la potenza, poi la tecnica. D'accordo. Andiamo, forza, attaccami. Coraggio. Tecnica della talpa! Arrenditi, hai perso! Non mi hai battuto ancora! Ma davvero? Vuoi che continui allora? Ehi! Mi piace, è divertente! Oh no! Sei tu, nonno? Perché è diventato buio così presto? C'è il sole, ma ora vedrai anche le stelle.
è vero, c'è ancora il sole. Allora perché ci sono anche tante stelle? Nonno, nonno, hai perso questa volta. Che cosa? Ah, mi hai imbrogliato. È stata un'astuta strategia. Non cantare vittoria, non è ancora finita. C'è l'ultimo round. Non ho paura di te. Piccolo presuntuoso. Ah sì, mi leccherai gli stivali. Un barile di piselli. Un barile di agnelli. Un barile di tortelli. Un barile di porcelli. Mi dispiace, ragazzo, hai perso. Il che significa che penserai tu al mangiare e oggi. E va bene, ho perso ancora. Perdo ogni volta. Ehi, l'altro ieri abbiamo mangiato una tigre e ieri ci è toccato un leone. Perciò, ragazzo mio, cosa pensi di portarmi oggi, Elefante. Ah, troppo duro per i miei denti. Allora ti porterò del pesce. Bene. Ah, e che tipo di pesce? Coccodrillo. Coccodrillo. Venite a mangiare. Tenete. Buone, Non litigate. Ne ho portate abbastanza per tutti. E mentre mangiate andrò a prendere qualche pesce. Ecco la colazione. Non c'è niente da ridere. Andiamo. L'ho trovata. Che cosa ci fanno qui? E con quella specie di blindati? E che abbigliamento strano avevano? Sembra che stiano andando nella mia stessa direzione. Thank you.
metti di mezzo, svelto! Che cosa? Ma è un mostro, è molto forte! Sei tu il mostro? Perché hai fermato la mia jeep? Eh? Che essere strano! Non può essere che una strega! Vai! Adesso ti faccio vedere io! No! Com'è possibile? Ah, fa male! Queste magie che usi fanno davvero male! Maledetta strega! Tanto non mi scapperai! Sono un essere umano, non una strega! Davvero? Guardami da vicino! Ti sembra che sia una strega? Forse no. Ma non ne sono sicuro. Sei diversa da me. Certo che sono diversa. Tu sei un ragazzo e io una ragazza. Ah? Sei una ragazza? Tu davvero sei una ragazza? Ma non hai mai visto una donna prima? No. Ma mio nonno mi ha detto che ci sono due tipi di persone. Uno sono i ragazzi e l'altro le ragazze. Tu devi appartenere al secondo tipo, alle ragazze, vero? Certo, ma un ragazzo e una ragazza, a parte qualche piccola differenza fisica, sono praticamente uguali. Ah, sì, ora mi ricordo. Ha detto che il petto delle ragazze è molto più grosso. Ma è strano, perché dovrebbe essere più grande. Dai, fammi sentire. Ehi, non toccare. Già, mio nonno ha detto anche che non bisogna toccare le ragazze. Quelli che lo fanno si chiamano... Stupratori! Bravo! Proprio così. Ehi, che cos'è questo coso strano? È una jeep. Ma come fa a muoversi senza gambe? Usa la benzina. Ma aspetta, aspetta, che cos'è la benzina? Ah, non è possibile, da dove vieni, troglodita? Ehi, non mi chiamo troglodita, io sono Goku. E dimmi, tu ce l'hai un nome per caso? Sì, certamente, io mi chiamo Bulma. Come hai detto? Bulma, che razza di nome. Non avevo mai conosciuto delle ragazze prima, ma credevo che avessero dei nomi più belli. La sfera di Drago. Ah? Non toccare la mia sfera. Quella è tua. Ma certo che è mia. Me l'ha data mio padre. Ne ho una anch'io. Cosa? Veramente? La mia ha 5 stelle. La tua quante ne hai invece? Ne ha 4. Wow, evviva! L'ho trovata, urrà! L'ho trovata! Il mio rilevatore di sfere funziona. Allora casa tua è da quella parte. Sì. Senti, ma quanti siete in famiglia? Solo io e mio nonno. Solo tu e tuo nonno? Oh no. Che c'è che non va? Avanti, parla. Ho visto due mezzi blindati poco fa con a bordo della gente armata e andavano verso casa tua. Cosa ci andrebbero a fare? Credo che quella gente voglia la vostra sfera di drago. Tuo nonno potrebbe essere in pericolo. Uccideranno mio nonno. È possibile. Presto, andiamo a casa tua. No. Aspetta, aspettami, ti accompagno con la jeep. Thank you.
No! Goku! Goku, dove sei? L'hai trovato? Mio nonno è sparito. E la sfera? Figliolo, io non ho paura di perdere la mia vita, ma questa sfera è importante. Non possiamo perderla. Bulma, dimmi chi era quella gente. Non li avevo mai visti prima. Avevano degli abiti strani. Come li posso trovare? Credo venissero da ovest. Saranno tornati là. Aspetta! Goku! Fermati, ti accompagno io! Sai dove sono? Non lo so. Bene, allora resta qui e cerchiamoli insieme. Sono loro! Va più veloce! Bene! Bulma, Bulma, stai bene? Quella bionda è davvero antipatica. Diamole una lezione. Ci stanno seguendo! Li fermo io! Andiamo via! Maledetti, ma ora... No, stai calmo, Goku! Vuoi farti ammazzare? Lo sai, sei stato in gamba a trovare questo mezzo di trasporto, anche se un po' lento. Ne vuoi un po'? No, non ho fame. Pensi a tuo nonno, vero? Lui mi ha trovato nella foresta quando ero un neonato. Mi ha tirato su, mi ha educato, mi ha insegnato il kung fu. E adesso è scomparso. Se non fosse più in vita, io non avrei più nessuno a questo mondo. Così sei orfano? Non hai idea di chi siano i tuoi genitori? No, non lo so. Dai, non ti preoccupare. Sono sicura che è ancora vivo. Come fai a dire questo? Non abbiamo trovato il suo corpo da nessuna parte, quindi sono sicura che è ancora vivo. Spero che sia vero. E di ritrovarlo presto. Forse se trovassimo la sfera, ritroveremmo anche tuo nonno. Mangia qualcosa. Dai, devi avere fame. È buona questa carne. Di che cos'è? Di manzo? No, non è di manzo. E di che cos'è allora? Di ragno mischiato a geco. Qualcuno mi aiuti, per favore! Aiuto! No! 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 Sei bella, sai?
Voglio che diventi mia moglie. Non voglio sposarti, non mi piace. Poi sono troppo giovane per sposarmi. Non fa niente. Ti darò da mangiare e ingrasserai. Quando sarai cresciuta potrai sposarmi. No, no, non ti avvicinare a me. Di che mi vuoi sposare o io ti mangerò. Aiuto! Ehi, qualcuno chiede aiuto. Sì, ho sentito anch'io. Vado a dare un'occhiata. Stai attento. Aiuto! Salvatemi! Aiuto! Fermo! Mio nonno non mi ha detto che esistessero degli uomini così neri. Wow! E guarda che naso! Sembra proprio un maiale. È un mostro! Davvero? Vattene, ragazzino, non ti impicciare! Quella ragazza è la mia promessa sposa! Sposa? Che vuol dire promessa sposa? Ma è possibile che tu non sai proprio niente? Quel dannato mostro sta cercando di approfittare di lei. Dagli una lezione e poi ti spiegherò che significa promessa sposa. Va bene. Non voglio più quella principessina. Ora voglio quella bellezza lì. Mi hai fatto male tu. Ho regnato su questa terra per anni e nessuno aveva mai osato colpirmi. Ora ho tanta fame che mangerei un toro, un paio di capre e anche tre cavalli. Andate via o vi mangerò vivi tutti quanti. Forza, scappate! Va bene, vi mangerò allora. Grande! Attento, Goku! Nessuna mia! Colpito! Prendi! Respinto! Mio nonno dice che anche i demoni muoiono. Dove vai? No, no, basta, mi arrendo, io ti chiedo scusa, va bene? Ah, davvero? Hai detto che mi volevi mangiare. Ma io stavo scherzando, sai? Veramente, anche se faccio lo spaccone, io ho il coraggio di un coniglio. Per favore, non farmi del male, ho tanta paura. Ah sì, però il coraggio di approfittare di lei lo avresti avuto, È che io ho un debole per le ragazze, soprattutto per le belle ragazze. Così io potrei avere dei bambini. Io non riesco a resistere alle belle ragazze come te. Io non riesco a controllarmi, non riesco a... Che stai facendo? Ma sono sicuro che con il tuo aiuto io riuscirò a cambiare. Sì. Tu non cambierai mai. Per favore, no, non farmi del male. Io sono malato di cuore e ho anche la pressione alta. Non farmi del male, sarai il mio padrone, va bene? Signore, io sono disposto a lasciarmi il passato alle spalle e anche a baciarle i piedi, così si sentirà molto speciale. Non mi piace che mi si bacino i piedi. Certo, come vuole lei, padrone, ma io ho delle altre qualità, conosco delle magie. Mi posso trasformare, così se lei si annoia, la distraggo, la faccio divertire. Le do una dimostrazione subito. Ora attenti e tenete gli occhi aperti. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì! Che cosa? Un'altra. Caspita, niente male però, Fare trucchi è una delle mie specialità migliori. Bene, ora vi saluto. Non mi scapperai!
Oh, adesso sei un grassone, eh? È la mia forma originaria. Io sono il 91esimo discendente del grande maiale. Il primo re di tutti i maiali, signore. Il primo re? Ehi, io sono il 91esimo discendente del re delle scimmie, secondo mio nonno. Quindi, centinaia di anni fa, i tuoi antenati e i miei erano fratelli. Ehi, noi siamo fratelli. Chi era? Che facciamo ancora qui, fratello? Scappiamo! Che? Oh, aspetta! Corri! Fermo! Chi sei? Questo è il mio padrone Yamcha e io sono Biancaneve. Yamcha è un famoso bandito. Ora ci troviamo nel suo territorio e nessuno lo può attraversare senza dargli dei soldi. Sono lieto che lo sappiate. Lasciate quello che avete e vi risparmierà la vita. Oh no. Hai soldi? Che soldi? Senti ragazzo. Cioè, fratello. Il suo kung fu non è un granché, forse lo puoi battere. Certo che posso. Niente soldi, non ne abbiamo. E allora? Allora andrete all'inferno. Un'altra scena. Non sei niente male, non avevo mai mancato un colpo. Fratello, sei fantastico, io sarò tuo discepolo per sempre. Ehi, ehi, bandito! Mostraci cos'altro sai fare! Ah, mio potente signore, sembra che tu abbia trovato un rivale! Zitto! Il mio padrone è nervoso. Voi ragazzi vi siete messi in un grosso guaio. Grosso guaio. No. Forza, è così, fratello! Dai! Dai forza! Tuo fratello è nei guai, ciccione. Stupido uccello. Stupido ciccione. Mio fratello non sarà mai battuto dal tuo padrone. Non esserne tanto sicuro. Il mio padrone è molto potente. Vincerà mio fratello!
Baku. Goku, scusami, ma lui chi è? Lui è Yamcha. Yamcha? Wow, è davvero carino. Che? A te sembra carino. Ah? Guarda qui. Goku, perché l'hai colpito? Padrone, padrone, come stai? Ti senti bene, padrone? Rispondi, come stai? Padrone, padrone, come stai? Yamcha. Oh, adesso sì che sei nei guai. Hai a che fare con due ragazze. Yamcha, stai bene? Io voglio soltanto essere tua amica. Ma che gli hai preso? Questa è la prima volta che un uomo si eccita in questo modo vedendo. Padrone, padrone, aspettami! Padrone, aspettami! Yamcha, io voglio essere tua amica. Posso? Che cosa? Quella ragazza, dov'è? Dov'è quella ragazza? Ho capito, eri tu, dico bene. Ma cosa vuoi fare? Vieni qui, brutto uccellaccio, vieni qui. Ti chiedo scusa, non la farò mai più, padrone. Ti avverto, non ci riprovare. Sono forte, non ho paura di nulla, solo delle donne. Ho una vera fobia delle donne. Sono nervoso davanti a loro, non riesco a capire più niente. Padrone, nel Kung Fu sei più bravo tu o quel ragazzo? Non ho finito con lui, lo ritroverò e lo batterò. Allora, Panji, sei così giovane. Cosa fai in giro da sola? Dov'è la tua famiglia? Io non ho famiglia. Come sarebbe? Tutti hanno una famiglia. Beh, sì, veramente anch'io avevo una famiglia. Avevo dei meravigliosi genitori e vivevamo in un pacifico villaggio. Ma della gente lo ha distrutto a causa della sfera di drago. La sfera di drago? Continua. Che tipo di gente era? Il loro re era un orribile mostro. Aveva ai suoi ordini centinaia di soldati che hanno ucciso tutti e dato alle fiamme il villaggio. Mio padre era rimasto al tempio per difendere la sfera ed è stato ucciso anche lui. Mia madre tornò a cercare mio padre e anch'essa trovò la morte. Quel mostro prese la nostra sfera di drago e riuscì a vedere che già ne possedeva un'altra. Ora i miei genitori sono morti, la mia casa è distrutta. Sono abbandonata a me stessa e non so dove andare. Bulma, saranno state le stesse persone che hanno rubato la mia sfera? È possibile. Perciò loro hanno preso la sfera del villaggio di Panji e poi hanno rubato anche quella di Goku. Il che significa che hanno tre sfere di drago e io ne ho una. Quindi, Goku, essendoci sette sfere... Sette? Perché non lo sapevi? Io no. Mio nonno mi ha raccomandato di custodirla, ma non mi ha mai detto che ce n'erano addirittura sette. Esistono sette sfere e racchiudono un segreto. Dicono che quando le sfere sono tutte insieme, il cielo si aprirà e comparirà il magico dragone. E allora puoi esprimere un desiderio e chiedere ogni cosa. Ed è vero? Io l'ho già sentito prima. È per questo motivo che quel mostro vuole rubare le sfere. Già, proprio così. Quel maledetto mostro. Lo dobbiamo fermare. O sarà la fine. Ma quel mostro è troppo potente per noi. Dobbiamo assolutamente trovare aiuto. Mia madre mi parlò dell'eremita della tartaruga. Solo lui può uccidere quel mostro. Il maestro Muten? Sì, esatto. Detto anche l'eremita della tartaruga? Mm-hmm. Oolong, allora lo conosci? No, io no. Idiota, sembrava lo conoscessi. Però io forse so dove vive, ecco. Oolong, dicci subito dove sta. Dai, avanti. Parla. Beh, l'eremita della tartaruga conosce moltissime magie. Il suo Kung Fu è il migliore del mondo. Ma
ha un difetto. Lui è un maniaco sessuale. È molto, molto peggio di me. Coraggio, dici dove vive quell'uomo, avanti. Dicono che viva su un'isola al sud. Padrone, si può sapere che stai facendo? Dissotterro un tesoro. L'ho nascosta tanto tempo fa. Non conoscevo il suo grande potere. Se le avessi tutte e sette, saprei cosa chiedere. Padrone, tu vuoi regnare sui sette mari e dominare il mondo? Questo non mi interessa. Non voglio diventare re. Ma io lo so cosa vuoi chiedere al dragone. Vuoi che ti dia tutti i soldi del mondo e diventare l'uomo più ricco dell'universo? Non voglio soldi. Non voglio fama e neanche fortuna. È il coraggio che chiederei al dragone. Così non temerei davanti alle donne. Non ne avrei paura. Non capirò mai gli esseri umani. Signore, Malila mi ha informato di aver trovato una ragazza di nome Bulma che possiede una sfera di drago. Dov'è questa ragazza? È andata a chiedere aiuto al maestro Muten per combattere contro di noi. Vogliono combattere? Li attaccheremo per primi. Padrone, aspettami! Lo sai che posso fare solo 8 miglia all'ora? Magia, aiutami, magia! Nube magica! Nube magica, ora io ti ordino di portarmi in giro per il mondo a cercare delle belle ragazze. Su, andiamo. Ehi, ma che scherzi sono questi? Vuoi muoverti? Su! Sei un idiota! Ora me la pagherai! Pagherai caro per questo. Ora te ne accorgerai. Scappi, eh? Hai paura di me? Lo sai che ti troverò ovunque. Chi è? Padrone, aspettami, padrone! Huh?
Questo non è corretto, è stata una mossa sleale! Oh, senti chi parla, un piccolo ladro che voleva rubare la mia nuvola magica. Te la sei cercata. Non sono un ladro, cerco un uomo, il maestro Muten. Oh, stai cercando me? È il maestro Muten. Scommetto che sei venuto qui per imparare qualcosa da me. Non prendo allievi, vattene ragazzo. Ehi, aspetti, io non voglio lezioni. Mi ha detto un tale che nel Kung Fu lei è il migliore. E che verrà qui per sfidarla. Se la batterà diventerà famosa. Qualcuno vuole sfidarmi? Chi è? Dimmi chi è. Sarà qui ben presto. Sta già arrivando. Bene, se ne accorgerà. Guardate, c'è un'isola. Sì, è quella che cerchiamo. È là che vive. Ehi, ragazzo. Sono quelle le persone che sono venute per sfidarmi? Sì, sono loro. Caro Yamcha, goditi lo spettacolo. Deve essere in casa. Andiamolo a cercare. Beh, ho saputo che uno di voi vuole sfidarmi a duello, è giusto? Sei tu? Io? Oh no, signore, non sono io. Se non sei tu, allora devi essere... Io? Vedi che avevo ragione, fratello. Quello è molto peggio di me. Oh, sì. Sei bellissima. Le curve sono tutte al posto giusto. Hai un magnifico personale. Oh, il mio corpo è tutto un prurito. Mi prude come l'inferno, mi prude anche qui. E sapessi quanto qui. Oh, io sono tutto un prurito. Oh, mia cara amica, sono sicuro che non puoi essere stata tu. Non avere paura. Sei una così dolce bambolina che neppure tu puoi essere stata. Quindi sei stato tu. Io? Ehi, stia a sentire. Io neanche la conosco. Perché la dovrei sfidare? È così, signore. Siamo venuti per chiederle aiuto, non per sfidarla a duello. Oh. Mamma mia, cosa succederà adesso? Sì, ti credo. Non ho alcun motivo per dubitare di qualsiasi cosa tu dica. Ma perché Yamcha mi ha detto che qualcuno voleva sfidare Yamcha? Dov'è adesso? Lo so io dov'è. Yamcha si è nascosto. Il mio padrone si è nascosto nella camera da letto. Yamcha! Ehi! Yamcha! Sei qui? Dove sei? Si è nascosto sotto il letto, sotto il letto, sotto il letto. Yamcha! Che ci fai qui? Ehi, tu! Mi hai detto che uno di loro voleva sfidarmi a duello. Vuoi dirmi chi, esattamente? Yamcha! Lei no, giusto? Non può essere stata una bellezza simile. Perciò chi? Dimmelo! Avanti! È lui! Menti a lui e accusi me! Me la pagherai! Yamcha! Ah!
smetterla di litigare! Basta! Se lei vi dice di smetterla, voi due dovete obbedire! Ti batterei se non fosse per lei! Perché hai detto al maestro che volevo sfidarlo? Sei venuto a cercarlo, no? Non significa che volessi sfidarlo! Ehi! Adesso basta! Niente liti! Una cosa è sicura, uno di voi due ha mentito! Ma io conosco la maniera di scoprire quale di voi due ha detto una bugia! Passeggiata magica! Oh, sembra che sia un mago sul serio. Nube magica! Ma che cos'è? Che ignoranti! Perché? Tu lo sai? Certo, è una nube magica. Giusto! Io ho catturato questa nube magica molti, molti secoli fa. L'ho imbevuta dei miei magici poteri e l'ho trasformata nella mia auto privata. Ma questa nube magica ha una particolarità. Le persone disoneste e quelle che hanno una mente impura non possono essere trasportate dalla nube. Ah, quindi lei può spostarsi sulla nube? Come? Io? Oh, ma certo che lo posso fare e te lo dimostro subito. Lo vedete? Io sono un uomo onesto e la mia mente è pura. Sono in grado di viaggiare su questa nube. Su, andiamo, muoviti, si parte. Wow, ma che razza di scherzi sono? Che figura mi fai fare davanti a una bella ragazza? Signore, ho paura che il suo problema siano i pensieri sporchi. Sì. Chi dice che ho i pensieri sporchi? In realtà, io sono molto gentile. È solo che quando vedo una bella ragazza, Quando vede una bella ragazza non resiste, non è vero? Sì, esattamente. È proprio come hai detto. I brutti pensieri hanno il sopravvento in me. E provate voi ora. Quello che cade giù dalla nube è ovviamente un bugiardo, giusto? Yamcha, prima tu. Io? Avanti! Yamcha, ti sei fatto male? Come stai? Tu devi essere un gran bugiardo. La nube non ti ha neanche fatto salire. Devi essere un delinquente. Perciò, ora sa la verità. È lui il bugiardo. Salta su. Potresti essere peggio di lui. Vediamo. Va bene, vado. Ehi. Ehi, guardate, ci sto sopra. Bravo, Goku! Evviva! Sì! Sì, molto bravo. Bene. Ehi, tu non vai da nessuna parte. E ora, ragazzo, proviamo a vedere se la nube obbedisce ai tuoi ordini. Fantastico! È onesto veramente! Olong, ma ora dove sarà andato? Oh, eccolo che ritorna! Eccolo che ritorna! Complimenti. Bravo, Goku, ce l'hai fatta. Eccezionale. Maestro Muten, ora sa che non mento. Te la sei cavata alla grande, è chiaro che sei sincero. Ora, dimmi che cosa ne pensi della mia nube magica. Non male, è obbediente. A me non vuole mai obbedire, però. I tuoi scherzi non mi piacciono affatto. Non ti voglio più, anzi, ti darò via, ti darò a lui. Davvero vuole darla a me? Sai, tanto non fa mai quello che dico. E qualche volta mi gioca dei brutti tiri anche. Ma ascolta, questa nube magica mi pare che ti piaccia. Quindi perché no? Se la vuoi, prendila. Ah, la ringrazio, maestro. Magica nube, puoi andare. Quando avrò bisogno di te, ti chiamerò. Maledetta ingrata! Ecco cosa sei, un'ingrata! Sei stata con me per tanti anni e quando ti volevo ero costretta a ballare per ore. Lui ti dice vieni e tu vieni, ti dice vola e voli, ti dice vai e vai. Perché non obbedivi a me? Sai cosa sei? Una dandata ingrata! Yamcha! Perché mi hai mentito? Farai meglio a dirmi la verità oppure non uscirai vivo da qui. Maestro, non volevo mentirle. Ho scoperto che venivano qui
e speravo di farvi combattere. Non intendevo offenderla, ma impadronirmi della loro sfera di drago. Sfera di drago? Mm-hmm. Avete una sfera di drago? Sì, ne ho una con 5 stelle. Mio nonno ne aveva una, ma qualcuno gliel'ha rubata. Anche quella del mio villaggio è stata rubata da gente malvagia. Quei maledetti ladri hanno 3 sfere e vogliono impadronirsi delle altre 4. Ci hanno detto che lei è un grande esperto di Kung Fu e siamo venuti a chiederle aiuto per fermare quei mostri. Hanno distrutto il mio villaggio. Maestro, la prego, fermi quegli esseri malvagi. Tirati su, piccola, non c'è bisogno di pregarmi. Non vi preoccupate, quei mostri hanno solo 3 sfere e non riusciranno mai ad averle tutte e 7, ve lo assicuro. Sappiate che senza di me loro non potranno mai avere quello che vogliono. Perché? Perché si dà il caso che io possieda una sfera di drago con 2 stelle. E senza la mia, come possono mettere insieme le 7 sfere? Così abbiamo trovato un'altra sfera di drago. Sappiamo dove sono 5 sfere. Ne mancano soltanto 2. Ma dove possono essere? Il mio padrone ha una sfera. Il mio padrone ha una sfera. Il mio padrone ha una sfera. Chiudi il becco, Yamcha. Tu hai una sfera di drago? Ma quella sfera è mia. Non c'entra con voi. Yamcha, davvero hai una sfera? Fammela vedere. Yamcha! Oh! Ehi! Ragazzo, senza il mio permesso, tu non lascerai quest'isola per quanto ci possa provare. Ora dimmi, come hai avuto la sfera di drago? L'ho rubata. Oh, l'hai rubata. Sei abbastanza bravo nel Kung Fu, hai un bel aspetto, ma sei un bugiardo e un ladro. Però oggi ti potrai redimere. Regala la tua sfera a quelle giovani signore, così costruiranno un nuovo villaggio e tu potrai andartene se vuoi. Va bene. Oh. Una sfera a 6 stelle. Grazie. Yamcha, Yamcha. Che ragazzo incapace. Troppo giovane e inesperto. Io saprei cosa fare se una ragazza mi baciasse. Yamcha, ti prego, svegliati. Yamcha, aspetta. Padrone, aspettami. Beh, è un po' timido, eh? Mia dolce e deliziosa amica, vuoi avere anche questa di sfera? Se lei vuole separarsene, la prendo volentieri. Oh? Io posso dartela, ma tu, cara amica, dovrai pagare qualcosa per averla. Che cosa vuole? Oh! È una vita che sto su quest'isola deserta ad allenarmi ed è un secolo che non vedo una bella ragazza come te, perciò io vorrei... Io voglio vederti senza vestiti, nuda! Zitto, vecchio sporcaccione, come puoi solo pensare una cosa del genere? Maestro, questo è troppo! Ehi, ragazzo, il sesso è una cosa naturale. Per qualcuno è un hobby, per altri è una debolezza. Il fatto è che io amo le ragazze. Comunque, io voglio solo guardare, non ti toccherò con un dito. Anzi, aspetta, mi voglio rovinare. Solo la metà, soltanto il sopra, mi accontenterò. Che cosa ne dici? Solo il sopra? D'accordo, ma aspetti solo un minuto. Va bene, non c'è fretta. Non preoccuparti, io aspetterò qui. Anche se ci volessero ore, mi troverai sempre qui. E di qui non mi muovo. No. Bulma, non puoi fare quello che vuoi. Esatto, perché dovrebbe vedere il tuo corpo, eh? Se ti vuoi spogliare, spogliati per me. Cretino! Senti, Bulma, ma davvero sei disposta a spogliarti davanti a lui? Ehi, io non ne ho nessuna voglia, che credi. Ma se non lo farò, non ci darà la sua sfera. Sentite, ho in mente un'idea. Olong, lo farei tu. Che? Io spogliarmi per lui? Se mi levassi i vestiti, non mi degnerebbe di un'occhiata, neanche se fossi io a pagare. Voglio dire che dovresti trasformarti in me e spogliarti davanti a lui. Così crederebbe di guardare me. Ma in realtà sei tu. Wow, è un'idea magnifica, dai!
Volete che mi spogli per quel maniaco sessuale? Sì. Ah, va bene, ma mi devi pagare. Che cosa vuoi? Lui voleva vedere il sopra e io il sotto. Fermo. Olong, non essere sciocco. Una volta che ti sarai trasformato in me, potrai vedere tutto quello che vorrai. Ma sì, come ho potuto essere così stupido? Mi trasformo subito. Oh, sì. Sì, 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 sì. Che ne dite? Ma cosa fai? Vado a farmi vedere da quello sporcaccione. Non è ciò che vuoi. Ma non puoi uscire in questa maniera. Non vedi quanto sei brutto? Va bene, diventerò come lei, ma quel vecchio porco non si sarebbe accorto della differenza. Coraggio, andiamo. Sì, 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 sì. Allora, sono abbastanza carina? La voce non va bene. Ah, questo è facile. Allora, vedete qualche altro difetto? Va bene, solo che io non ho tutto quel seno. Oh, ma scommetto che a quello sporcaccione piace il seno grande, perciò facciamolo contento. Vado a farglielo vedere, va bene? Non state in ansia per me. Ciao, ciao. Tesoro. Come osate distruggere la mia casa? Goku! Goku, stai bene? Hanno ucciso mio nonno! Lo devo vendicare! Chiama la nube e andate! Penso io a loro! Ha ragione il maestro, andiamo, non c'è tempo da perdere! No, Bulma, mio nonno! Se ti vuoi vendicare, devi rimanere in vita! Ora guardate! Nube magica! Venite! Vai, nube magica! Ehi, ehi, aspettate, aspettate, ragazzi! Prendi! Ho qui le sfere di drago. Bene. Fermi! Maledetti, non mi scapperete!
stasera sarà sufficiente trovare la settima sfera di drago e il mio sogno diventerà realtà. Mio signore, dov'è la settima sfera di drago? Non ti preoccupare, Zebrata. Ora che possiedo sei sfere di drago, credo che chiunque abbia la settima e ultima sfera verrà spontaneamente a consegnarmela. Maestro! Maestro! Maestro, è ancora vivo! Scherzate, ragazzi? Nessuno può liberarsi di me tanto facilmente. Ma la mia casa è stata distrutta e la mia sfera di drago rubata. Quella gente non la passerà liscia. Chi è? Io! Oh, Yamcha! Ah, sei tu, eh? Yamcha, perché sei tornato? È molto semplice. Una delle sfere che voi avete perduto apparteneva a me. Ho il diritto di cercarla anch'io, non credete? Giusto! Sei il benvenuto nel nostro gruppo. State a sentire. Ognuno di noi aveva una qualche relazione con una sfera di drago, dico bene? Sì, sì, esatto. Tu no. Già, hai ragione. Non ho mai avuto una sfera di drago, non ho nessuna relazione con loro. Allora mi dispiace, ma te ne devi andare. La questione riguarda soltanto noi. D'accordo, me ne vado. Salve. Ascoltatemi. Perché è importante? Basterebbe che due sole sfere si scontrassero insieme per provocare un disastro. Pensate a che cosa potrebbe succedere se ciò accadesse a cinque. E adesso quel mostro ne ha già sei nelle sue mani. Sapete, io credo che uno di voi sia in possesso della settima sfera. No, io non ce l'ho. Ce l'hai tu? Assolutamente no. Oh, maledizione. Dov'è l'ultima sfera? Dove potrebbe essere? Oh. Un, due, tre, la sfera di drago, sfera... La sfera! Sei la più preziosa della terra. Ehi, Oolong, perché non ci hai detto che avevi tu la sfera? Il mio maestro ha ordinato di non dirlo a nessuno. E chi è il tuo maestro? Ah, è molto famoso, lo conoscono tutti. È una persona incredibile, davvero eccezionale. Oh. Dici chi è? È Grande Maiale. Oh, Grande Maiale. Il mio maestro ha detto di non mostrarla o me l'avrebbero rubata. E mi ha detto che dovevo unirmi a voi. Per questo ho usato Panji, per incontrarvi. Ora è arrivato il momento giusto, perciò vi ho mostrato la sfera. Ora abbiamo l'ultima sfera che serve a quel mostro. Andiamo da lui. Mio signore, come previsto, quelle persone si dirigono verso di noi e saranno qui molto presto. Malila guiderà il primo plotone e tu il secondo. Andiamo, venite! Facciamoli ballare! Via! Di là! Fratello, ora che si fa? Shh, questa dallo a me! Yamcha, sei stato grande! Sei goffo come un maiale! Oolong, dammi la spada! Freddy! No!
No! No! No! Il numero non mi spaventa, tutti dobbiamo morire, ma voi prima di me! Olong, tu va dalle ragazze, noi aiuteremo il maestro. Sì, andiamo! Datemi la sfera se volete rimanere vivi. Prendila se ne sei capace. Il vecchio Gohan! Nonno! Oh, ragazzo mio! Stai bene? Fermi dove siete! Se vi muovete è morto! Maestro Mutant, la prego! Aiuti mio nonno! Datemi la sfera o lo ammazzo! Non lo fate! Se gliela date, siamo tutti morti! Oh, scappate! Maestro, per favore, gli dia quella sfera o mio nonno morirà, la prego! Ma tuo nonno ha perfettamente ragione. Anche se gli do la sfera di drago, moriremo comunque. Datemi quella sfera! Maestro Mutant, porti via i ragazzi di qui, presto! Li faccio allontanare subito! Tenetevi la sfera di drago, lui morirà! Nonno! Come ti senti, nonno? Avanti, presto, slegatelo! Coraggio! Io sto bene. Maledetto mostro! Io ti ammazzo! No, Goku, non sei abbastanza forte per lui. Nonno. Allontaniamoci, presto, via di qui! Presto! Via! Non ti avvicinare, papà! Sono degli zombie! È quel mostro che li controlla, non ti riconoscerebbero! Su, andiamo papà! Via! Wow, quante sono! Maestro, che facciamo? Da questa parte! Ok! Oh. Ce ne sono altri, dietro front! Si sono fermati. Oh no, ora si avvicinano di nuovo. Non posso muovermi. Lasciatemi. Papà,
No! 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 Non colpire mio padre! No! Dobbiamo ucciderli! Non possiamo! Sono già morti! Bulma! Lasciatemi! Nube magica! Vai! Via, ragazzi! Lasciatelo a me! Gohan, tu hai idea di dove abbia nascosto le sei sfere? Io credo che siano nel suo stomaco. Vecchia tartaruga, stai pensando di mettere anche questa sfera di drago nel suo stomaco? Già, e quando si scontreranno, lui esploderà. Goku, il tuo bastone! Sì! Indietro! Via! Dragone magico! Guardate! Posso esaudire soltanto un desiderio. Perciò ditemi che cosa volete. Coraggio! Allora, io voglio avere... Panji, esprimi il tuo desiderio. Dragone, voglio che tutto torni come era prima, senza nessun mostro, e che si viva in pace. Bene, il tuo desiderio sarà esaudito. Che è successo? Cosa è successo? Non si capisce. Ma papà! Mamma! Papà! Io avrei un desiderio. Sì, di quale? Combattere contro di te. Desiderio esaudito. Forza, Goku!